Thank you.
Questa volta abbiamo voluto registrare un altro duetto per oboe e fagotto di un compositore tedesco che si chiamava Johann Gottlieb Naumann di Dresda. Naumann nasce nel 1741, l'anno in cui nasce anche Gasparo Paccherotti, il famoso castrato che nacque a Fabriano ma morì a Padova. E la cosa interessante è che Naumann venne a studiare proprio a Padova, fece un apprendistato di 2 anni presso Tartini. Il famoso maestro delle nozioni. Giuseppe Tartini lo accoglie inizialmente con una certa attenzione, però senza troppo illudere questo musicista, il quale fa la sua gavetta, e lavora come copista. E dopo questo prezioso lavoro ha avuto modo di confrontare le sue composizioni con quelle di Tartini, e Tartini ne capisce il talento e lo valorizza, anzi lo incoraggerà nella sua carriera poi in Europa. Probabilmente mandato da Tartini, parte, va a Roma, poi a Napoli, e impara l'arte, l'opera, poi diventerà un grande compositore d'opera e ritornerà a Bologna a studiare con padre Martini. Ma perché? Perché era il lume, la figura più importante, la figura guida per tutti i compositori. È stato un musicista che aveva delle grandissime doti anche didattiche. E le sue composizioni sono note, ma non notissime come il livello di questi musicisti che ha avuto. E quindi era, una figura indispensabile attraverso la quale apprendere proprio tutta l'arte dell'armonia e della composizione. Era un passaggio d'obbligo anche per questo giovane Naumann di incontrarlo e raffinare la sua arte con questo grande didatta. Tartini va spesse volte a Venezia a incontrare Johann Adolf Fasse, che aveva sposato tra l'altro Faustina Bordoni, la famosa cantante. E andando a incontrare Asse a Venezia si porta anche il giovane Naumann, che impara l'arte, e poi Asse lo introduce poi a Dresda e Naumann diventerà compositore di corte, famoso sinfonista, famoso anche compositore di opere strumentali. Il duetto che noi abbiamo eseguito è un duetto proprio originale, così, con oboe e fagotto, e usa probabilmente senz'altro degli strumenti classici, consentono di fare un'estensione, una gamma un po' più ampia rispetto allo strumento barocco. Questi strumenti praticamente toccano punte abbastanza alte. Una caratteristica che si stanno evolvendo dal punto di vista organologico. Anche il fagotto va e quindi anche il fagotto, con la sua camaratura lievemente più stretta, consente di avere delle note più acute nel registro di tenore, spingendosi sino all'A acuto e Si bemolle acuto, che è presente anche nel concerto di Mozart per fagotto, e quindi consentendo per la prima volta l'esplorazione di un timbro meno rivolto verso il basso ma più verso l'alto. E questa caratteristica un po' sempre di affinità alle voci, perché il fagotto tutto sommato è uno strumento che affina la voce di basso ma anche di tenore. Abbiamo pensato di girare questo video oltre Passarolle, esattamente a Paneveggio, dove c'è la famosa foresta dei violini. Sì, siamo proprio ai piedi delle Dolomiti, patrimonio universale dell'UNESCO. E siamo proprio nell'area vicina alle famose foreste di acero, di abete, quindi i legni più pregiati che si usano sia per fagotto nel nostro caso, ma soprattutto per i violini. Esattamente. E questa magia della purezza dell'aria fa sì che le piante crescano in un ambiente ancora sano e abbastanza intatto, così come era 300 o 400 anni fa, quando importavano questi legni preziosi e benedetti dal Signore, possiamo dire.